Ben ritrovati per un nuovo episodio, il terzo, sulle letture veloci del mese di settembre. In questi video, per chi si fosse perso gli altri due, parliamo di volumi singoli o comunque racconti contenuti all'incirca intorno ai tre volumi che ho letto di recente e che quindi vado un po' a discutere insieme a voi. Nell'ultimo video, tra l'altro, mi avete dato anche qualche consiglio valido e ho inserito quei titoli nella mia wishlist di Amazon, che comunque metto sempre in descrizione. Non si sa mai. In qualche modo, prima o poi li vado a recuperare. Prima di cominciare, vi ricordo di iscrivervi al canale, qualora non l'aveste già fatto, di lasciarmi un bel like, perché studi, test clinici hanno dimostrato che gli utenti iscritti sono delle persone tendenzialmente migliori. E l'utente non iscritto non vorrà di certo essere da meno. Iniziamo subito con il primo volume, ovvero Shino non sa dire il suo nome di Tsutoshimi. Tsutoshimi, uno dei miei autori preferiti. Chi mi segue saprà che ho recuperato tutte le sue storie brevi e che le sto leggendo praticamente una a mese per portarvele in questa occasione. Planet Manga, brossuratino con sovraccoperta, sovraccoperta tagliata in maniera, devo dire, un po' maldestra. Qui c'è una sporgenza, quindi si è subito sbeccato, le pieghe non sono fatte nel migliore dei modi, però 7 euro che all'uscita era un prezzo non ragionevolissimo e che adesso è diventato assolutamente in linea. In questo titolo abbiamo Shino, la nostra protagonista, che è alle prese con dei problemi di comunicazione, ha delle difficoltà nell'esprimersi, specie nel dire il suo nome, come suggerisce proprio il titolo. Il tratto è quello tipico del primo Oshimi, come possiamo vedere. Il meglio di sé lo sto dando sicuramente adesso con tracce di sangue. Storia così così, sicuramente quella meno fuori di testa, quella più normale. La ragazza ovviamente frequenta un istituto scolastico, viene presa in giro dai suoi compagni, ma subisce un bullismo normale. Ovviamente non dico sia giusto, ma spesso nei manga troviamo storie di bullismo estreme, esageratissime, roba da crimini di guerra. Detto francamente, forse la lettura di Oshimi meno interessante in assoluto, letti quasi tutti, è quello che consiglio meno. L'unico aspetto veramente interessante è che, come ci dice l'autore stesso nella postfazione, in questo volume ha provato a trattare un tema che lo ha riguardato in prima persona. Infatti anche lui soffriva di balbuzie, aveva difficoltà nell'interfacciarsi con gli altri proprio dovute a queste problematiche linguistiche e di comunicazione, quindi c'è molto della sua esperienza personale. Vale più come approfondimento della personalità dell'autore che non come lettura di per sé. Credo proprio che Oshimi meriti un video dedicato. Andiamo avanti con un altro seinen di casa J-pop, ovvero Il cane che guarda le stelle. Formato più grande, stile Kanzeban, anche se ridotto numero di pagine. Siamo a 6,90 per questo brossuratino con sovraccoperta. Illustrazione unica, interrotta qui dalla cosina bianca, peccato. Al di sotto grafica estremamente minimale, una scelta che a me piace tantissimo. Due racconti all'interno, praticamente la storia di un legame assurdo tra un cane ed il suo padrone. Qui Murakami spinge con entrambi i piedi sul pedale delle emozioni, però questo, se vogliamo, è anche un po' un limite, un punto debole. La domanda che mi sono fatto è un po' questa: tutte le sensazioni che ho provato leggendo questo volume sono dovute alla bontà del racconto e della storia o alla mia relazione personale con un cane? Cioè, è valido perché è fatto bene o è valido perché riesce a far leva su delle nostre esperienze personali? Non lo so, però resta consigliato e soprattutto è un'ottima idea regalo
per chiunque sia legato ad un animale, anche se non è un appassionato di manga. Tra l'altro c'è un secondo volume nel quale troviamo una serie di racconti connessi. Non lo posseggo, chiedo a voi, chi l'ha letto, se me lo consiglia o meno. Che tra l'altro ce l'abbiamo anche noi, una bestia pestifera, ve la faccio vedere, vieni. Nat. Eccolo qua, è Nathan. Proseguiamo con l'ultima lettura, una storia in due volumoni, ovvero Mermaid Saga di Rumiko Takahashi. Questa è la nuovissima versione proposta da Star Comics, che ha quindi un grande formato, una Kanzeban, e ha questi effetti sulla cover un po' difficili da inquadrare, forse li vediamo meglio qui nelle parti lucide. Circa 400 pagine per volume, non abbiamo una sovraccoperta ma solo queste alette come abbiamo visto prima e qualche illustrazione a colori. Ecco qua. Veniamo subito alla grandissima nota dolente, ovvero il prezzo. Qui siamo a 18 euro a volume, quindi 36 euro per la saga. Ora, quando si spendono 18 euro per un libro di questa fattezza, con questa rilegatura, senza sovraccoperta, non cartonato, diciamo che è veramente, veramente difficile essere soddisfatti. Come ho già detto nel video acquisti, si sfonda quella soglia, se vogliamo psicologica, delle 15 euro, che forse potrebbe essere un prezzo centrato per quest'opera. Ma tant'è, non possiamo farci nulla, eccolo qua. All'interno abbiamo una serie di racconti dal carattere abbastanza indipendente, autoconclusivo, che parlano di questo ragazzo Yuta che ha mangiato della carne di sirena diventando così immortale. Lo troveremo pertanto a spasso nel tempo, attraverso i secoli, alla ricerca proprio delle sirene affinché possa trovare la pace nella morte. Ebbene sì, il nostro protagonista desidera tornare in una condizione di normalità. È stufo di vedere persone morire, di non invecchiare, di non avere una vita normale, ognuno sa sé. Qui ci sono, se vogliamo, delle tinte horror, della violenza, ci sono molti scontri. Il tratto è quello solito della principessa dei manga, uno stile davvero valido che a me piace tantissimo. Il problema è che io non adoro le raccolte, preferisco sempre che ci venga raccontata un'unica storia e che ci venga anche dato un finale, cosa che qui onestamente mi è un po' mancata. I racconti che si susseguono sono un po' tutti uguali a loro stessi, hanno degli sviluppi, delle dinamiche simili e l'effetto sorpresa si esaurisce subito. Abbiamo capito che ci sono degli esseri che non possono essere feriti, non possono morire proprio perché hanno mangiato questa carne di sirena. Quindi se non siete dei fan della Takahashi e visto il prezzo, magari vi suggerirei di cercare altro o di cercarlo nell'usato, perché credo che anche questo finirà nel mio Vinted che trovate sempre in descrizione. Bene, anche oggi siamo arrivati alla conclusione di questo video. Mi raccomando, come già detto all'inizio, iscrivetevi al canale, lasciatemi un bel like se questo video vi è piaciuto e non accettate mai le caramelle agli sconosciuti, altrimenti dobbiamo ricominciare tutto da capo. Arrivederci presto con un nuovo video. Ciao ciao ciao.